Secondo libro dei Re, capitolo 5, iniziando dal versetto 15, questo capitolo ci narra della guarigione di Naaman, il Siro, il capo dell'esercito del re di Siria, Dio sia lodato. Poi tornò con tutto il suo seguito dall'uomo di Dio, andò a presentarsi davanti a lui e disse: ecco, io riconosco adesso che non c'è nessun Dio in tutta la terra fuorché in Israele. E ora ti prego, accetta un regalo dal tuo servo. Ma Eliseo rispose: com'è vero che vive il Signore di cui sono servo, io non accetterò nulla. Naaman insisteva perché accettasse, ma egli rifiutò. Allora Naaman disse: poiché non vuoi, permettimi almeno che il tuo servo mi faccia dare tanta terra quanta ne porteranno due muli, poiché il tuo servo non offrirà più olocausti e sacrifici ad altri dei, ma solo al Signore. Passiamo al versetto 19. Egli se ne andò e fece un buon tratto di strada. Ma Geazi, servo di Eliseo, uomo di Dio, disse fra sé: ecco, il mio Signore è stato troppo generoso con Naaman, con questo Siro, non accettando dalla sua mano quanto egli aveva portato. Com'è vero che il Signore vive, io voglio corrergli dietro e avere da lui qualcosa. Così Geazi corse dietro a Naaman, e quando Naaman vide che gli correva dietro, saltò giù dal carro per andargli incontro e gli disse: va tutto bene? Egli rispose: tutto bene. Il mio Signore mi manda a dirti: ecco, proprio ora mi sono arrivati dalla regione montuosa di Efraim due giovani dei discepoli dei profeti. Ti prego, da loro un talento d'argento e due cambi di vestiario. Naaman disse: ti prego, accetta due talenti. E gli fece premura, chiuse due talenti d'argento in due sacchi con due cambi di vestiario e li caricò addosso a due dei suoi servi che li portarono davanti a Geazi. Giunto alla collina, Geazi prese i sacchi dalle loro mani, li pose nella casa e rimandò indietro quegli uomini che se ne andarono. Poi andò a presentarsi davanti al suo signore. Eliseo gli disse: da dove vieni, Geazi? Egli rispose: il tuo servo non è andato in nessun luogo. Ma Eliseo gli disse: il mio spirito non era forse presente laggiù quando quell'uomo si voltò e scese dal suo carro per venirti incontro? E forse questo è il momento di prendere denaro, di prendere vesti e uliveti e vigne, pecore, buoi, servi e serve? La lebbra di Naaman si attaccherà perciò a te e alla tua discendenza per sempre. Geazi uscì dalla presenza di Eliseo tutto lebroso, bianco come la neve. Preghiamo insieme. Padre, ti ringraziamo anche stasera con tutto il cuore per questa parola che metti dinanzi agli occhi del nostro cuore. Per mezzo di essa illuminaci, guidaci, ammaestraci, o Signore, esortaci se necessario, ma fa che ciascuno viva, viva per la tua parola che produce vita in ognuno di noi. Grazie nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Gloria a Dio. Abbiamo meditato forse un'infinità di volte su questo capitolo 5 del secondo libro dei Re, la storia di Naaman, la guarigione di Naaman ci ha sempre interessato, ci ha sempre incoraggiati, vedere i modi come Dio opera, vedere anche il modo come Eliseo serve Dio, vedere l'umiltà di quest'uomo, la dedizione di quest'uomo per l'opera di Dio, il fatto stesso che dipenda unicamente dal Signore, non è propenso ad accettare doni da chi ha ricevuto bene dall'Evangelo, ma egli vuole continuare a confidare nella provvidenza del Signore. Ma c'è qualcuno accanto a lui, c'è il suo servo, c'è Geazi. Geazi ha altri sentimenti. Geazi fece ciò che ovviamente dispiace a Dio, ma dispiacque anche
al profeta Eliseo, quest'uomo che era uno stretto collaboratore dell'uomo di Dio. Egli era il servo di Eliseo, il servo dell'uomo di Dio, aveva appreso osservando il suo maestro, aveva imparato a servire il Signore, aveva soprattutto conoscenza dei sentimenti del cuore di Eliseo, conosceva bene i sentimenti di Eliseo, perché appunto era stato uno stretto collaboratore dell'uomo di Dio. Ma vediamo quest'uomo vacillare, pur essendo accanto a un grande uomo di Dio, a un grande profeta, un grande uomo di fede, ripeto, un grande uomo di Dio, era fianco a fianco, viveva nello stesso luogo, si muoveva sempre insieme ad Eliseo, conosceva bene anche egli la volontà di Dio, conosceva bene anche egli la parola di Dio, era molto legato al servo di Dio, ma lo vediamo vacillare in una maniera tremenda. A un certo punto comincia a mentire, comincia a dire delle bugie, lo vediamo attaccato al denaro, lo vediamo fare delle cose veramente particolari, pur essendo uno stretto collaboratore dell'uomo di Dio. Ecco che risponde anche alle domande dell'uomo di Dio con delle menzogne, perché a un certo punto, dopo aver seguito Naaman per farsi dare del denaro, ecco che il servo di Dio gli disse: da dove vieni, Gehazi? Come per dire, che cosa hai fatto? Dove sei stato? E quest'uomo mente rispondendo: il tuo servo non è andato in nessun luogo. Ma sappiamo bene quello che accadde nella sua vita. Giusto per ricordare ciò che abbiamo letto, Naaman, dopo essere stato guarito, si rivolse ad Eliseo, il servo di Dio, e gli disse: ti prego, accetta un dono, accetta un regalo. E quindi si presentò con dei doni, ma il servo di Dio rispose: com'è vero che vive il Signore di cui sono servo, io non accetterò nulla. Naaman insisteva perché accettasse, ma egli rifiutò. Il servo di Eliseo, Gehazi, abbiamo letto al verso 20, ma Gehazi, servo di Eliseo, uomo di Dio, disse fra sé: ecco, il mio Signore è stato troppo generoso con Naaman, con questo Siro, non accettando nulla dalla sua mano quando gli aveva portato. Com'è vero che il Signore vive, io voglio corrergli dietro e avere da lui qualcosa. Così Gehazi corse dietro a Naaman. E quando Naaman vide che gli correva dietro, saltò giù dal carro, disse: va tutto bene, sì, va tutto bene. Ed ecco la prima bugia di quest'uomo, e disse: il mio Signore, parla a nome di Eliseo, mi manda a dirti: ecco, proprio ora sono arrivati dalla regione montuosa di Efraim due giovani discepoli dei profeti. Ti prego, da loro un talento d'argento e due cambi di vestiario. E Naaman ovviamente disse: ma che, un talento solo? Diamo due talenti. Il talento è un'unità di peso, quindi, e quindi riempì due sacchi con due talenti di argento, due cambi di vestiario che avevano un valore enorme anche a quel tempo, li caricò su due dei suoi servi che portarono il peso davanti a Gehazi fino a casa sua, portarono questi doni, portarono questi regali. Poi Gehazi torna dal servo di Dio, torna da Eliseo. Ciò che mi ha colpito è leggere queste parole al verso 20: ma Gehazi, servo di Eliseo, uomo di Dio, disse fra sé. Non Gehazi, l'uomo di Dio, Eliseo, l'uomo di Dio. Ma Gehazi disse fra sé: il mio Signore è stato troppo generoso, non si è comportato bene, avrebbe dovuto approfittare, prendere dalle mani di questo Siro quanto più poteva. D'altronde questo Siro ha avuto un miracolo grande da Dio e quindi per mano anche di Eliseo, e allora non ha accettato nulla, ma io invece voglio corrergli dietro e avere da lui qualcosa. Attenzione a chi rincorriamo. Attenzione a chi corriamo dietro, a cosa corriamo dietro,
perché potrebbe essere il danno per l'anima nostra. Chi opera è il servo di Eliseo, uomo di Dio. Dicevo prima, è un uomo vicino alle cose grandi del Signore, ma purtroppo l'amore per il denaro conquistò il suo cuore. Purtroppo si lasciò prendere dalla radice di ogni male, il denaro. E quindi il denaro fu la causa anche del suo male. Eliseo aveva rifiutato il denaro, i doni di Naaman, riconoscendo che egli non aveva fatto nulla, ma la mano di Dio era intervenuta per guarire quell'uomo. La gloria andava al Signore, il merito andava a Dio e non certamente ad Eliseo, che era semplicemente un servo di Dio. Eliseo quindi all'offerta di Naaman rispose con la dignità di un uomo di Dio, dicendo: non accetterò nulla perché sono un servo del Signore, la mia vita dipende dal Signore. Ma Geazi aveva concupito, è la concupiscenza che ci attrae, dirà poi Pietro, ci adesca e poi ci fa cadere. Aveva concupito, quindi aveva bramato, aveva desiderato quelle ricchezze. Il suo cuore in qualche modo era rimasto nelle ceste di Naaman, lì dove c'era il tesoro trasportato dai muli di Naaman, era rimasto attaccato forse a quel carro pieno di tesori. Il suo cuore si era staccato quindi dall'iddio del suo Signore, dall'iddio di Eliseo, e il suo cuore si era legato al carro di Naaman, ai tesori di Naaman, ai beni terreni di Naaman. E quindi, preso dalla tentazione, peccò il suo cuore, rimase ingannato, dispiacque al Signore, così smarrì la vera ricchezza, distolse lo sguardo dalle cose di Dio, dalle cose che durano, dalle cose che sono eterne, distolse lo sguardo anche dalla comunione con Dio, distolse lo sguardo da ciò che è per sempre e si legò alle cose che sono solo per un tempo. E così, quando rientrò, venne colpito dal giudizio di Dio. Il servo di Dio gli parla e gli dice: da dove vieni, Geazi? Egli già sapeva tutto per via di una rivelazione speciale dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo gli aveva già fatto vedere dove era stato quell'uomo, che cosa aveva fatto. E quindi, nel dire da dove vieni, Geazi, in realtà è in tono di rimprovero, per dire: dove sei caduto, Geazi? Dove sei finito, Geazi? Che cosa hai fatto, Geazi? Da dove stai arrivando, Geazi? Cosa hai combinato, Geazi? E Geazi mente ancora una volta, dicendo: no, il tuo servo non è andato da nessuna parte. Certo, il servo del Signore rispose: il mio spirito non era forse presente laggiù quando quell'uomo si voltò e scese dal suo carro per venirti incontro? E forse questo è il momento di prendere danari, di prendere vesti, eccetera, eccetera. La lebbra di Naaman si attaccherà perciò a te e alla tua discendenza per sempre. E Geazi uscì dalla presenza di Eliseo, tutto lebbroso, bianco come la neve. Questo è quando vogliamo fare di testa nostra. Questo è quando vogliamo disubbidire alla voce di Dio. Questo è quando pensiamo di essere più bravi, pensiamo di essere più in gamba degli altri, più furbi degli altri. Ma non c'è discernimento spirituale. È una domanda questa, da dove vieni, che deve portare ognuno di noi ad esaminarsi interiormente, a riflettere nel proprio cuore, per non cadere nello stesso tranello in cui cadde lo stolto Geazi. Che cosa stiamo cercando primariamente nella nostra vita? Cerchiamo prima di tutto il regno di Dio e la sua giustizia, o stiamo cercando tutto il resto a discapito del regno di Dio e della sua giustizia? Che cosa riteniamo più giusto
e di maggior valore la grazia di Dio e il perdono dei peccati, la pace con Dio, la salvezza, la vita eterna, o i beni terreni, i beni di questo mondo, e non mi riferisco soltanto al denaro, ma magari anche semplicemente agli onori che il mondo ci può dare? Verso cosa e verso chi è rivolto il nostro sguardo? In chi abbiamo riposto quindi la nostra fiducia? Credo che questa parola ci chiami stasera a riflettere, ma ci dà anche delle indicazioni. Riflettendo sull'errore di Gehazi, veniamo esortati in qualche modo a correggere il tiro nella nostra vita, nei sentimenti e i desideri del nostro cuore, per non rincorrere il mondo, per non rincorrere le ricchezze del mondo. E perché Gehazi ciò fece, cominciò a corrergli dietro per avere da lui qualcosa. E il correre dietro al mondo e alle ricchezze del mondo significa anche spendere le nostre energie, significa stancarsi rincorrendo il mondo pensando di ottenere qualcosa che possa cambiare la nostra vita in meglio e in bene. E alla fine Gehazi tornò a casa sua lebbroso e la lebbra toglie la vita. Perché il salario del peccato è la morte. Egli sognava di divenire ricco, sognava di vivere una vita migliore, sognava di godere quei cambi di vestiti e sognava di godersi quei 2 talenti di argento che ricevette tramite la mano di Naaman, e invece perse la comunione con Dio, perse la stima di Dio, perse la stima del servo di Dio e perse anche la sua vita. Attenzione a chi riguardiamo, ma dicevo, questa parola ci aiuti a correggere quindi la traiettoria spirituale della nostra vita, perché prima di tutto dobbiamo correre dietro, ma correre dietro al Signore, correre dietro a Gesù. Gesù stesso ci invita: seguimi o seguitemi. E leggiamo di tanti uomini che hanno ricevuto grazia, liberazione dal Signore, salvezza, e hanno lasciato ogni cosa e hanno seguito il Signore. Ricordate quel cieco, gettò via il suo mantello e dopo la guarigione si mise a seguire il Signore, e così tanti altri hanno seguito colui che è la via, la verità e la vita, senza il quale nessuno vedrà il Padre e nessuno giungerà nella gloria, giungerà nel cielo. Non sono le ricchezze terrene che possono aiutarci a conservare la nostra fede, e non sono i beni e le ricchezze che il mondo ci offre che ci aiutano a raggiungere il cielo e ad avere quindi la salvezza dell'anima nostra, ma dobbiamo seguire il Signore Gesù. Dobbiamo correre dietro a Gesù. Gehazi rincorre Naaman, Gehazi rincorre le ricchezze terrene, fu tentato, fu dominato dalla tentazione, chiese addirittura 1 talento ed egli ne ricevette 2 di talenti, fu servito fino a casa sua. In qualche modo il mondo sa aprirti le porte, il nemico sa aprirti le porte, il nemico sa darti anche il doppio di quello che tu chiedi, il nemico sa aprirti i portoni, non solo le porte, invitandoti a camminare su un pavimento dorato, ma ti nasconde. Il sotterraneo infernale che si aprirà a un certo punto improvvisamente, nel quale l'uomo che si è illuso sprofonderà e perderà la comunione con Dio e perderà l'anima sua, perderà la salvezza. Tutto ciò accadde a tanti altri personaggi, accadde, ricorderete, Acan, quando prese dell'interdetto. Era stato detto chiaramente da Giosuè che il bottino sarebbe servito unicamente per l'opera di Dio, e invece quell'uomo vide le ricchezze, vide anch'egli i vestiti, vide l'argento, vide l'oro, prese, nascose, e poi la conseguenza fu che, conoscete la storia, il giudizio di Dio si abbatté su di egli e su tutta la sua famiglia, e perì egli con tutta la sua casa.
dobbiamo inseguire il Signore non per vantaggi umani e vantaggi terreni, perché lasciatemi dire che molti anche oggi inseguono il Signore, ma non per le ricchezze celesti ed eterne. Molti oggi inseguono il Signore, ma non per ottenere grazia e virtù e perdono spirituale. Molti inseguono il Signore non per la vita eterna, ma molti inseguono il Signore per ottenere vantaggi terreni e materiali. Ed alcuni erano anche tra i suoi discepoli, uno dei quali lo tradì, ricorderete, non era interessato a fare la volontà del Signore. Specifica la scrittura a un certo punto che Giuda, essendo il cassiere di quel piccolo gruppo, era interessato unicamente al denaro e non al bene dei poveri e di quanti erano in necessità. Ma era interessato al denaro perché egli era ladro, prendeva e portava via ciò che si metteva in quella borsa. Ma noi vogliamo seguire il Signore per trarne vantaggi saggi, per trarne vantaggi di natura spirituale. Vantaggi che hanno valore e peso eterno, vantaggi che non sono solo per un tempo, benefici che non sono solo di natura materiale. Saremmo i più miserabili degli uomini se credessimo soltanto nel bene materiale da parte del Signore, ma vogliamo ottenere saggi vantaggi che riguardano la vita eterna e che riguardano anche un servizio sano al Signore durante il nostro cammino terreno. Gesù disse: venite dietro a me e io vi farò ricchi. Ricordate questo versetto? Non ce l'avete nella vostra Bibbia questo versetto? Sicuro? E certo, non c'è. Venite dietro a me e io vi farò pescatori di uomini. E io vi farò pescatori di uomini. Ecco il vantaggio saggio che possiamo innanzitutto ricavare se seguiamo Gesù. Egli ci darà grazia di essere conquistatori di anime, di portare anime al Signore, di strappare anime dalle mani del nemico, strappare anime dalle tenebre, dal peccato e portarli nella meravigliosa luce di Cristo Gesù il Signore, come qualcun altro ha fatto con noi parlandoci di Gesù. E allora vogliamo rincorrere Gesù non per ottenere vantaggi materiali, ma per ottenere vantaggi saggi e spirituali, per divenire pescatori di uomini, cioè evangelisti, servi di Dio, predicatori dell'Evangelo, portare anime al Signore. Gesù disse: io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Chi mi segue, Geazi segue le ricchezze terrene e cade nelle tenebre della morte, ma Gesù dice: chi segue me che sono la luce della vita non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Ecco il vantaggio, la saggezza di una scelta di seguire Gesù e seguire Gesù per lo scopo saggio e corretto che è spirituale, non più nelle tenebre ma nella luce della vita. Gloria al Signore. Dobbiamo seguire il Signore e seguirlo con tutto il nostro cuore. C'è chi vuole prendere un po' di qua e un po' di là, un po' del mondo, un po' del Signore. Ci sono vantaggi da una parte, e questa è la posizione di Geazi. Sono servo di Eliseo e quindi mi sono assicurato non solo il lavoro ma anche la benedizione spirituale, perché Eliseo è l'uomo di Dio. Ora metto le mani anche su questo po' di denaro, così in privato me lo posso godere, nascose ogni cosa a casa sua, senza dire nulla al servo del Signore. Ma può l'uomo nascondere o nascondersi, nascondere se stesso, addirittura i propri pensieri, i sentimenti del proprio cuore, dinanzi a colui che vede tutto, che conosce tutto, dinanzi al Signore e dinanzi alla sua parola? Ricordate il salmista Davide: dove me ne andrò io? Dove fuggirò dal suo spirito? Dovunque vado, tu ci sei.
Prova a immaginare dei luoghi così lontani, irraggiungibili, ma deve riconoscere alla fine: dovunque vado, tu ci sei, o Signore. Egli ci raggiunge perché Egli ci conosce perfettamente, conosce il nostro cuore. E allora vogliamo prendere questa indicazione che troviamo qui nella parola del Signore: io voglio corrergli dietro, ma non correre dietro a Naaman, non correre dietro alle ricchezze di Naaman, corri dietro a Gesù, fallo con tutto il cuore. C'è una direzione che vogliamo dare alla nostra vita, ma anche alle nostre famiglie, quanto a me e alla casa mia. Seguiremo il Signore, perché il bene, il vero, unico bene, viene dal Signore. Ed è di Lui che abbiamo bisogno. E quindi seguire Gesù vuol dire seguire progetti che Egli ha preparato per noi e che sono progetti di natura spirituale. Non progetti di natura materiale, terrena, ma progetti di natura spirituali. Geazi era interessato da progetti e desideri di ben altra natura. Pensava a ciò che poteva fare o che avrebbe potuto fare con quelle ricchezze, e quindi, piuttosto che pensare a progetti spirituali, la sua mente e il suo cuore correvano dietro a sogni, correvano dietro a fantasie. Egli immaginava di vivere una vita differente e i suoi pensieri ormai erano presi da queste cose di natura materiale, e cadde, sprofondò, pensava di camminare sull'oro e invece cadde nella fossa della perdizione, venne illuso anche dal nemico che vuole offrire, fece pressione anche sul servo di Dio, ma egli ripeté fermamente che non avrebbe accettato assolutamente nulla, egli rifiutò, ma alcuni si lasciano attrarre, si lasciano ingannare e si ritrovano legati spiritualmente parlando. Che delusione! Vi sono anche credenti che non fanno progetti spirituali per la loro vita, non si siedono per programmare il loro futuro spirituale, per parlare del loro personale rapporto con Dio, ma sono propensi a sedersi per progettare progetti che sono di natura umana e di natura terrena, e sono capaci a volte anche di fare debiti per portare avanti dei progetti che sono assolutamente di natura terrena ma non spirituale, e vedere abbondare alcuni credenti anche, metto tra virgolette, non voglio fare tutta l'erba un fascio, ma vogliamo riflettere nel cuore, vedere abbondare ed inebriarsi alcuni in programmi e propositi che sono legati unicamente al tempo presente e che non hanno nulla, ripeto, nulla a che vedere con la vita spirituale e soprattutto con l'eternità. E sono progetti che riguardano i figli, e sono progetti che riguardano lo sport, e sono progetti che riguardano la casa, progetti che riguardano la cultura, progetti che riguardano il lavoro, progetti che riguardano il marito, progetti che riguardano la moglie, progetti per organizzarsi per le vacanze, progetti per organizzarsi per i viaggi, progetti per ingrandire la propria azienda, progetti per divenire sempre più grandi, progetti per scegliere dove trascorrere il weekend, trascurando magari anche la casa del Signore, la comunione fraterna, progetti di altra natura, costruzione di una casa, forse due case, progetti, tanti progetti che riguardano la vita presente. Ma poi leggiamo nella lettera di Giacomo: e ora a voi che dite oggi o domani andremo nella tale città e vi dimoreremo un anno, commerceremo e guadagneremo, mentre non sapete ciò che accadrà l'indomani. Cos'è infatti la vostra vita? In verità essa è un vapore che appare per un po' di tempo e poi svanisce. Dovreste invece dire: se piace al Signore, se saremo in vita, noi faremo questo e quello. Voi invece vi vantate
della vostra arroganza. Ogni vanto di questo genere è cattivo. Chi dunque sa fare il bene non lo fa, commette il peccato, dice qua la parola del Signore. Ecco, è un richiamo riguardo ai progetti umani, i progetti terreni, senza domandarci ma che cosa accadrà domani? Non lo sappiamo. Ricordate quelle parole preziose di Gesù a quell'uomo ricco che pensava di arricchirsi ancora di più, stolto: questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata, questi beni di chi saranno? Ma il problema non è di chi saranno i beni, perché si trova sempre qualcuno che godrà dei beni, eh? Il problema è l'anima tua ti sarà ridomandata. E quando l'anima tua ti sarà ridomandata, che dovrai rispondere dinanzi a Dio di come hai nutrito l'anima tua, come hai gestito l'anima tua, soprattutto se riesci a presentarla di nuovo nelle mani di Dio, come Egli te l'ha data, sana e pura, oppure è stata rubata, è stata portata via, ti è stata strappata via e quindi destinata all'inferno, piuttosto che a godere con l'eternità insieme al Signore, a colui che l'ha creata. Dacci grazia di riflettere, Signore, su questa parola. Fratelli, sorelle, vogliamo progettare la vita intorno a Cristo, che è il Redentore della nostra vita. Progettare la nostra vita e quelle delle nostre famiglie intorno alla parola di Dio, che rimane la base per le nostre decisioni, la base della nostra vita, del nostro futuro. E questa parola, ed è Gesù stesso, che ci debbono guidare in ogni circostanza. E ciò che faremo, lo faremo innanzitutto per dare gloria e onore al nome del Signore. L'obiettivo primario nel servizio, anche sociale, è quello di onorare Dio. Quando mettiamo Dio al primo posto, Egli ci onora. E quindi vogliamo fare i nostri progetti intorno a Cristo, colui che appaga l'anima nostra. Perché ogni fatica, ce lo insegna la parola di Dio, non è vana se è fatta nel Signore. Il correre dietro al mondo è vano, e dirà poi la parola di Dio che anche i giovani più forti vacillano e cadono. Ma quelli che confidano nel Signore, quelli che si sono affidati a Dio, quelli che hanno scelto la buona parte, cioè di seguire il Signore, anche se sono spossati, senza forza, stanno seguendo, camminando dietro, rincorrendo colui che dà forza allo stanco, colui che può dare nuove forze a colui che è spossato. Ed è il Signore, il nostro Dio, colui che appaga l'anima nostra. E la fatica nel Signore non è una fatica vana. Progettiamo di consacrarci di più a Gesù. Progettiamo di spendere più tempo in preghiera davanti al Signore. Progettiamo di raggiungere una comunione migliore, maggiore con il Signore. Vogliamo progettare di conoscere meglio la volontà di Dio, la parola di Dio. Progettiamo di non guardare gli altri, la loro prosperità, se sono migliori di noi, ma vogliamo noi piegare le ginocchia, avvicinarci a Gesù ed essere magari di aiuto anche ad altri che sono in necessità. Progettiamo di dedicare più tempo all'annunzio dell'Evangelo. Perché no, progettiamo di raggiungere una nuova località con il messaggio dell'Evangelo, e portare una luce laddove non c'è la luce, portare una speranza laddove non c'è la speranza. Progettiamo di avanzare verso questi buoni propositi facendo passi concreti. Dirà Gesù stesso: non vi fate tesori sulla terra, dove la tignola, la ruggine attaccano, guastano, dove i ladri addirittura sfondano e possono rubare, portare via, ma fatevi tesori nel cielo, dove la ruggine, la tignola non attacca, dove i ladri non hanno potere di arrivare, di sfondare, perché dice anche: dove è il vostro tesoro, lì sarà anche il vostro cuore. Dove è il vostro tesoro, lì sarà anche il vostro cuore. Il cuore di Gheazi
era nelle ceste che trasportavano i muli di Naaman. Lì era rimasto il suo cuore e non ebbe pace nel cuore finché non si appropriò del contenuto, di parte del contenuto di quelle ceste o di quelle sacche, non lo so. Ma se il nostro cuore è legato al Signore Gesù ed è Gesù il nostro tesoro, non abbiamo bisogno di rincorrere nessuno perché il tesoro ce l'abbiamo nel nostro cuore. Gloria al Signore. Ma soprattutto vogliamo seguire un sentimento di ubbidienza, un sentimento di sottomissione, di umiltà, un sentimento di, direi, etico e, perché no, anche di dottrina biblica. Perché dico questo? Gehazi, con il suo atteggiamento, volle stravolgere i sentieri antichi. Noi stiamo vivendo un tempo di cambiamenti, dove i Gehazi, che sono cresciuti anche vicino agli uomini di Dio, hanno dei sentimenti differenti, che non sono quelli di onorare Dio, ma proprio come Gehazi, di farsi spazio nel mondo e di divenire qualcuno anche nel mondo. E allora l'atteggiamento è quello di stravolgere i sentieri antichi, inseguendo le novità, ma soprattutto sono i sentimenti cattivi, perché riguarda il modo di agire di Eliseo, servo di Dio, che a giudizio di Gehazi è un modo di agire sciocco. Non si è comportato bene, non è stato saggio. Mentre Naaman gli diceva: prendi questo denaro, Eliseo disse: com'è vero che vive il Signore di cui sono servo, io non accetterò nulla. Naaman insisteva perché accettasse, ma egli rifiutò. Ma Gehazi, servo di Eliseo, disse fra di sé: ecco, il mio Signore è stato troppo generoso con Naaman, questo siro, non accettando nulla dalla sua mano quando egli aveva portato. Com'è vero che il Signore vive, io gli voglio correre dietro e avrò da lui qualcosa. E allora vuole dire che Eliseo ha sbagliato nel suo modo di fare e quindi mette in campo un altro sentimento. Egli non segue più il modello stabilito da Dio, ma egli segue un altro modello. Mentre Naaman è legato alla provvidenza di Dio, la parola dice: gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Oh, quanti vogliono modificare l'Evangelo, quanti vogliono diluirlo, quanti vogliono dire: ma il servo di Dio ha sbagliato, il servo di Dio si sta comportando male, rimane ancora legato a questa parola, crede ancora alle verità bibliche, ha ancora fede nell'Iddio che compie miracoli. Ma qui ci dobbiamo dar da fare, dobbiamo trovare altre vie, e allora la dottrina la mettiamo da parte. Chi ha cominciato a mettere da parte la dottrina non ha fatto passi migliori, non è cresciuto spiritualmente, è come Gehazi, si è illuso di aver raggiunto una condizione spirituale anche migliore rispetto al suo Signore, ma in realtà poi il peccato lo fa sprofondare e gli perde la sua vita quando si incontra con il Signore. Non vogliamo decorare l'Evangelo con le novità, non vogliamo annacquare l'Evangelo, non vogliamo impoverire l'Evangelo, ma vogliamo rimanere legati e umili dinanzi a questa parola. Non dire: ma io lo rincorrerò, ma vogliamo dire: ma io voglio rimanere fedele alla parola del Signore. Eliseo ha sbagliato, ma io... Eliseo rimase fermo, fedele a Dio. Dio provvederà per me, io sono un servo di Dio. Il servo di Eliseo invece: ma io, Signore, liberaci da questo sentimento di saper e di poter fare meglio. Ma vogliamo rimanere umili. Ricordate le parole dell'Apostolo Paolo: siate miei imitatori come io lo sono di Cristo.
vogliamo essere imitatori anche dei bravi servi del Signore come essi lo sono di Cristo. La parola ci insegna a non spostare il confine antico che fu messo dai padri, perché quel confine antico è stato messo dai padri, è buono e dura per l'eternità. Cieli e terra passeranno, ma le mie parole non passeranno giammai. Concludo dicendo che vogliamo inseguire, sì, ma vogliamo inseguire la benedizione di Dio. Vogliamo cercare la via che conduce alla grazia, che conduce alla benedizione. Mi sovvengono due figure in questo istante di Lot e Abramo. Ricordate Lot che alza gli occhi, guarda la pianura, vede la ricchezza futura, vede la prosperità e il bene, sceglie quella terra, dice: questa è la terra dove io voglio piantare le mie tende, dove voglio spendere il mio futuro, e faceva già progetti e calcoli di ampliamento delle sue greggi e probabilmente anche della sua grande famiglia, vedeva le grandi città costruite dinanzi a sé, mentre Abramo aveva il capo chino e aspettava dal Signore. E dopo che Lot scelse, Dio chiamò Abramo e disse: bene, alza ora il tuo capo e girati, guarda a destra, a sinistra, a oriente, a occidente, quello che tu vedi io lo darò a te e alla tua discendenza.